Ministro, avete preso un impegno concreto. Oggi, fra 15 giorni, ci si ritrova per discutere con i sindaci del G20 su una proposta concreta per il governo, giusto? Assolutamente, questo è un governo che quando ci sono delle distanze che vengono chieste dai sindaci ha la massima attenzione. La cosa più giusta mi sembra fare un tavolo e capire quali sono le loro proposte, perché ho detto il tema c'è tutto. D'altronde, se noi parliamo di città dove la popolazione di 15.000 abitanti e poi d'estate arriva 7, 8, 9, 10 volte tanto, il problema c'è. Oltretutto si fa vivere male residenti, il turismo per una serie di disservizi, penso alla sicurezza, ai vigili, ai carabinieri, alla raccolta dei rifiuti, a tutti i servizi che sono connessi e non si dà la giusta ospitalità al turista che arriva. Quindi il tema c'è tutto, il problema c'è, dobbiamo capire come possiamo risolverlo, anche perché dobbiamo sempre migliorare i servizi nel mondo del turismo e questa è una di quelle possibilità che dobbiamo esplorare e dobbiamo cercare di risolvere. Si parte dall'ascolto per arrivare a una promessa. Risolveremo questo problema. Non è una promessa, è una certezza, cioè nel senso che prima bisogna fare i tavoli, bisogna ascoltare le istanze, le proposte. Mi sembra evidente perché non è che il ministro, il governo sa tutto, bisogna partire dal basso, parlare con chi affronta questi problemi ogni estate e quindi sentire qual è la proposta e poi concretizzarla in una proposta di legge, visto che qua c'erano tutti i partiti e tutti i partiti si sono resi disponibili. Un'altra cosa interessante che hai detto, vogliamo fare del turismo una vera e propria industria. Assolutamente sì, perché da quando sono ragazzina che si dice che il turismo per l'Italia è il nostro petrolio, da quando sono ragazzina che si dice che la prima industria della nostra nazione deve essere il turismo e quindi bisogna essere conseguenziali. Se deve essere la prima industria bisogna presentare il piano industriale, cosa che io ho presentato, il piano industriale 2023-2027. Che andrà tutelata anche nei confronti della direttiva Bolkestein, questa. Bisogna sentire anche le categorie per capire che linea di direzione prendere. E questo abbiamo fatto insieme al ministro Fitto, abbiamo ascoltato le 10 sigle più importanti, adesso faremo le sintesi e andremo a fare ciò che le categorie ci chiedono, perché noi difendiamo senza se e senza ma i balneari.